Il principe Harry dovrà includere i dettagli dei suoi giorni selvaggi nelle sue prossime memorie o rischiare che venga visto come una massiccia imbiancatura. Si sostiene, il duca di Sussex dovrebbe pubblicare il suo libro in autunno dopo essersi impegnato a raccontare la sua storia, compresi gli alti e bassi, gli errori, le lezioni apprese. Presentato come un libro di memorie intimo e sincero dal suo editore Penguin Random House, Harry ha detto quando il lavoro è stato annunciato: «Sono profondamente grato per l'opportunità di condividere ciò che ho imparato nel corso della mia vita finora ed entusiasta. Affinché le persone leggano un resoconto di prima mano della mia vita che sia accurato e del tutto veritiero, gli osservatori reali e gli amici del figlio più giovane del principe Carlo hanno avvertito che il libro dovrà essere all'altezza della dichiarazione di Harry per mantenere la sua credibilità. Un amico senza nome del duca, che secondo quanto riferito conosceva lui e la sua ex ragazza Chelsea Davy, ha detto al Daily Beast. Harry era noto per essere piuttosto selvaggio in passato. Se non si addentra in quegli anni selvaggi in dettaglio, il libro si rivelerà semplicemente come un'enorme imbiancatura, almeno per coloro che lo conoscevano. L'ex editore reale del Sun, Duncan Lacombe, ha dichiarato alla pubblicazione: «Se ha intenzione di mantenere il libro in gran parte concentrato sul suo viaggio, ha bisogno di riconoscere e cercare di dare un senso a quegli anni oscuri e alcolici affinché possa avere qualche credibilità». Harry era conosciuto come un appassionato frequentatore di feste in gioventù con la sua vacanza a Las Vegas nel 2012 che è diventata una leggenda reale. Il duca ha precedentemente parlato dei suoi giorni selvaggi, dicendo l'anno scorso al podcast Armchair Expert con Dax Shepard: «Finalmente non stavo correndo lungo la strip, spogliandomi o almeno più nudo.